6 aprile 1943. Viene pubblicato Il piccolo principe. Il celeberrimo racconto, opera dell'aviatore e scrittore francese Antoine de Saint-Exupéry, è dedicato ai bambini e rivolto agli adulti che non ricordano più d'esserlo stati. Autobiografia ed invenzione si mescolano mirabilmente nella storia di un pilota che, atterrato in pieno deserto, viene sorpreso dalla vocina di un minuscolo ragazzo dai capelli color oro, vestito come un principe, giunto dall'asteroide B612, dove vive in compagnia di una rosa. Nel suo peregrinare attraverso lo spazio in cerca di nuovi amici, ha vissuto mille avventure, racconta, incontrando personaggi straordinari. Quando giunge il tempo di separarsi, fa dono al pilota del suo sorriso e di un messaggio. Se alzerà lo sguardo verso le stelle, saprà che lassù un piccolo principe continua a vegliare sulla sua rosa. L'essenziale è invisibile agli occhi. Questa è la citazione più amata e commentata del testo, che, tradotto in 220 lingue e stampato per ora in 150 milioni di copie, costituisce uno dei grandi classici della letteratura, non soltanto francese. Il visconte Antoine de Saint-Exupéry, però, non saprà mai d'aver scritto un capolavoro. In pericolo di vita così tante volte e con il corpo ricoperto di cicatrici da non poter contare né le une né le altre, il 31 luglio 1944 precipita in mare, pilotando un aereo militare da ricognizione che si inabissa tra la Sardegna e la Corsica. Il suo corpo non sarà mai recuperato. L'epilogo contribuirà a rafforzare la leggenda di quell'uomo straordinario che continuava a solcare i cieli perché solo librandosi nell'aria ritrovava la felicità perduta della sua infanzia.